Riapre Piazza Municipio nel giorno in cui Napoli partecipa alla manifestazione organizzata nell'aula bunker del Tribunale di Palermo per ricordare il 23° anniversario delle stragi di Via Capaci e Via D'Amelio, nelle quali furono uccisi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, oltre a Francesca Morvillo ed agli uomini delle loro scorte. In diretta Rai, Napoli si è unita a Palermo nella testimonianza della legalità, coinvolgendo come sempre gli studenti, quest'anno oltre 40.000 in tutta Italia ed un centinaio dall'Europa e dagli Stati Uniti. Questa piazza viene riaperta con l'impegno di ognuno di noi nel contrasto alle mafie. Io credo che questo giorno ce lo ricorderemo tutti, perché coniugare l'apertura di una piazza straordinaria con l'impegno antimafia, con la magnolia e la lapide che oggi apriremo alla vista di tutti, in cui sono scolpiti i nomi dei nostri eroi, delle donne e gli uomini che proteggevano Falcone e Borsellino. Molti di noi che hanno scelto di vivere ogni giorno nell'impegno antimafia oggi sono emozionati, e sapere che questa piazza si unisce e idealmente unisce l'Italia. Palermo chiama e Napoli non poteva che rispondere, perché Napoli e Palermo sono due città molto unite, come unita deve essere l'Italia nella lotta alle mafie. Lottare, camminare insieme a cantare la storia di Peppino.